tutti. Allora, prima di iniziare il video dello Scopriamo Insieme, devo troppo farvi vedere una cosa. Allora, lo scorso Scopriamo Insieme, ho fatto un video che l'avete visto, poi ve lo linkerò alla fine. Vi faccio sentire che cosa dico nel video quando tiro fuori il puzzle. Allora, ve lo faccio anche vedere perché è qua. Sentite. Se parte. Parti. Allora, parte. Oh, vediamo il puzzle. Il pezzo del puzzle. Bellissimo questo! Allora, avete sentito che ho detto puzzle? Era chiaro, vero, che lo dicevo scherzando? Nel senso, era palese, cioè io so che si dice puzzle, l'ho detto infatti in tono molto molto scherzoso. Era palese questa cosa, vero? Visto che comunque tutte mi avete risposto di altre cose, ma ve lo spiego perché è apparso questo commento. Se si mette a fuoco, non si mette a fuoco, ma ve lo leggo. È apparso il commento di iTutorial di Carterina che se ne è uscita con "Madonna quanto sei stupida!" Si dice puzzle, scritto Pazzol. E sembri matta. Allora, a parte che non si dice puzzle, ma si dice puzzle, e lo so molto bene. Ma si sente dal tono che io lo dicevo scherzando, puzzle. Cioè, ovvio, ho detto come si scrive per fare due risate. Dai! Si può arrivare a sti livelli, a fare polemiche di questo genere? Cioè, no, veramente assurdo. Vabbè, niente, volevo solo iniziare questo video così, con questa nota simpatica del mio puzzle che non è andata giù a questa ragazzina perché l'ho chiamato così. Meno male che tutto avete capito che l'avevo detto scherzando. Vabbè, e adesso via il video! Ecco un nuovo Scopriamo Insieme, anche questo piccolino, c'è il puzzle. Puzzle detto in modo scherzoso. Certo che a volte siete davvero. Vabbè, allora. Partiamo con questi due qua. Nello scorso Scopriamo Insieme abbiamo visto questo qua, poi ve lo linko alla fine. Adesso voglio vedere come sono rimasti questi più piccolini. Vediamo un po'. Carino! È rimasto tanto trasparente. Dietro è più carino. Però no, dai, questo è carino. Mi piace, mi piace, mi piace. Poi vediamo questo che ha l'effetto spirale, ma che dubito che sia rimasto. Beh, oddio, non è proprio rimasto in effetti. Però è carino. Adesso devo vedere se mettergli la base bianca, perché ho paura che così trasparenti non lo so, non mi convincono troppo. Poi gli devo colorare gli occhi, ovviamente. Ma vabbè, vediamo. Poi, allora, questo l'ho fatto con della resina di scarto, quella che mi avanzava. E vediamo un po' com'è venuto. No, vabbè, però è carino. Anche se la resina di scarto. Adesso qua si vede molto molto scuro. In realtà non è così scuro come si vede nel video, però la luce è questa. Bello, devo rifinirlo, ma mi piace. Allora, vediamo questo qua, l'unico a tema un po' solare. Vediamo un po'. Bello! Qui avevo finito l'arancione perché sennò volevo fare un po' più di cerchi con l'arancione, però purtroppo l'avevo poi finito. Mi piace questo trasparente, guardate che carino. Shani che abbaia. Succede? Guardate. Mi piace, sì. Allora, vediamo questo se Shani la smette. Shani, basta! Scusate, che stanno passando le persone per strada. E allora, questo è quell'effetto acqua. Mi dovete subire il cane, mi spiace, non riesco a zittirlo. Allora, vediamo se esci. Ecco qua. Oddio, che bello! No, ma è bellissimo. Guardatelo anche in trasparenza. Che bello questo! No, vabbè, questo è veramente stupendo. Mamma mia. Mi piace da impazzire. Oddio, che bello, sono troppo contenta!
Allora, ho rifatto, ups, gli esperimenti con i fiori, però tutta questa resina è resina di scarto, nel senso che ci ho messo un po' a fare le creazioni, perché poi ce ne sono anche altre che vedrete in un altro, scopriamo insieme. E quindi con i coloranti mi si è indurita più velocemente, quindi mi era rimasto del trasparente e dei colori. Allora, vabbè, qui era rimasto il colore e guardiamo il puzzle. Che è questo, bellissimo. Sto blu è veramente stupendo. Adesso in questo caso ho usato la resina E30 della Prochima e i coloranti della Resin Pro. Guardate che bello. Pensavo non fosse colato bene, invece sì, bellissimo. Poi c'è questo lo sapevo che era rovinato. Si vedeva, si è formata una bolla qua, vedete? Non è colato dove doveva, però vabbè, adesso vedo se riesco a risolverlo in qualche modo. In ogni caso è molto carino come colore, l'idea comunque non mi dispiace. I fiori, ho seguito il consiglio di tutte voi che mi avete detto di metterli a seccare. Li ho lasciati seccare più di una settimana. Cosa ho fatto? Ho fatto la colatura di resina, quella appunto che mi si stava indurendo. Quindi purtroppo lo vedrete, ci sono delle bolle perché è stato praticamente impossibile toglierle. Ho utilizzato questi fiori che sono quelli che sono seccati un po' in modo strano, quindi era più che altro una prova per non sprecare tutta la resina, e poi gli ho ricolato sopra una colata nuova. Quindi andiamo a vedere comunque come sono rimasti. Allora, a parte la bolla, c'ha un po' di bolle in superficie, ma credo, non so se sono in superficie o sotto, perché vedete, purtroppo la base non era il massimo. Però il fiore è rimasto esattamente del colore che doveva essere. Guardate che bello, mi piace tantissimo. Poi vediamo questo qua grande. Questi sono i Non ti scordar di me. Questo è rimasto bene, c'ha questa bolla qua, alcune qua ai bordi. Però comunque è rimasto veramente veramente carino anche questo. Mi piace tanto. Guardate, sì, per fortuna riesco a raffarli. Ci tenevo tanto a riuscire a realizzarli, ciondoli coi fiori. Questo bolle ne ha una qua. Però non ne ha tantissime, quindi comunque è rimasto molto molto carino. Guardate che bello. Mi piace veramente tanto anche questo. Un attacco di tosse ci mancava. E infine questo qua, che è il mio preferito in assoluto, dove bolle sono riuscita a levarne un pochino e non mi ricordo come si chiama questo fiore, però sotto c'è sempre il Non ti scordar di me, e devo dire che comunque sono rimasti, eccole le bolle, sono rimasti veramente veramente bene. Poi ripeto, questa era resina di scarto, quindi purtroppo non era il massimo, e ho provato a farli, quindi il risultato comunque, guardate che lucido, è ottimo, a prescindere che era resina di scarto. Quindi credo proprio che i prossimi che realizzerò con altri tipi di fiori saranno altrettanto belli, se non sicuramente anche di più. Cioè, sono veramente belli questi. Mi piacciono un sacco quest'idea dei fiori. Poi, personalmente, io li sto lasciando trasparenti con un pochino di glitter, di barrette colorate, queste cose qua. Perché li preferisco così. Se voi avete qualche consiglio su come magari realizzarli, se con degli altri colori, qualcosa, ditemelo pure. Perché, come al solito, dopo questo video, io aspetto i vostri commenti. E aspetto i vostri pollicioni all'insù se vi è piaciuto. Vi lascio qua sopra il link del video dello scopriamo insieme di queste creazioni qua, e vi lascio anche dopo il link del video che riguardava la prova della resina coi fiori, così mi dite se vedete la differenza. Vi saluta anche il cane, vi saluto anch'io, se no qua viene una cagnara assurda. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!